squadra è consapevole dei problemi che abbiamo incontrato nelle partite precedenti e piano piano stiamo cercando di uscire e di migliorare attraverso l'impegno, la volontà, la personalità anche di alcuni giocatori. Era una partita molto importante, come ho detto, non tanto per il risultato quanto per insomma, dimostrare che la squadra è ancora viva e che può diciamo, fare meglio anche nelle partite di campionato. Il presidente ha chiamato, era molto contento, ha fatto i complimenti ai giocatori, li ha ringraziati per la partita. L'AN diciamo, si è ripetuto, ha ripetuto la stessa prestazione che ha fatto contro il Milan, forse è stato il migliore in campo e sta ritornando ed è già tornato ai suoi livelli, dimostrando di essere un giocatore indispensabile per noi. Adesso, nei prossimi giorni, valuteremo, il presidente vuole parlare con la squadra e io credo che sia, diciamo, un segnale positivo da parte di tutti. Ma io ho detto ieri che è certo che abbiamo giocato male, abbiamo perso punti in campionato, ma altrettanto certo che questa squadra ritornerà a giocare sui suoi livelli. Oggi siamo ritornati a giocare sui nostri livelli, adesso ogni partita è una verifica, insomma. C'era molta attesa su queste due partite di Milano e di Liverpool. Qualcuno magari si aspettava anche delle goleade, ma le goleade non ci sono state. Questa squadra, pur non giocando sempre, diciamo, ai massimi livelli, ha sempre dimostrato solidità. Di Lorenzo. Ma la scelta di Lorenzo è legata al fatto soprattutto che Mario Rui stava bene, perché altrimenti avrebbe giocato a sinistra, però stava bene Mario Rui, che tra l'altro rientrava dopo parecchio tempo e ha dimostrato di aver fatto una grande partita. E quindi l'ho deciso ieri quando Mario Rui stava bene. Non so, io ero convinto che la squadra avrebbe fatto una buona partita, anche perché il Liverpool, che è una squadra strepitosa, ci soffre, gli creiamo delle difficoltà, forse per il nostro modo di giocare. Quindi sa, ero certo che avremmo fatto un'ottima partita, ma non sempre giocare un'ottima partita contro il Liverpool significa fare risultato. È venuto fuori una partita, forse non ottima da un punto di vista estetico, ma con una solidità e con una lucidità difensiva ottima. Il nostro obiettivo non era quello di fare una bella partita qua, il nostro obiettivo è di passare il turno e ci manca ancora un punto. Se sapessi perché, è difficile dirlo, è difficile veramente dirlo e trovare una spiegazione che non è solo sotto il profilo mentale, non è né sotto il profilo tecnico né sotto il profilo tattico, e quindi diciamo per tutti gli addetti ai lavori non andate troppo a cercare qual è il sistema più efficace o il sistema meno efficace, perché è sempre l'interpretazione dei giocatori che dà valore al sistema. Allora che sia 4-3-3, 4-3-1-2. Oggi abbiamo giocato 5-3-2, no, non è vero, perché qualcuno magari avrà pensato che abbiamo giocato con i 5 difensori, ma Di Lorenzo ha fatto esattamente lo stesso lavoro che ha fatto Caglieron per tante partite, lo stesso lavoro in fase difensiva che fa un centrocampista. Quindi è diciamo, molto sotto l'aspetto mentale, del coraggio, della personalità. E questa squadra è una squadra che diciamo si perde facilmente, ma si ritrova anche facilmente. Beh, sì, perché l'aspetto mentale si fa trovare quelle motivazioni, e poi devo dire anche che non c'era sta pressione, o perlomeno non la sentivamo, non volevo far sentire ai giocatori la grande pressione. E quindi cercare di avere la fortuna di partecipare a un evento straordinario che è giocare ad Anfield. Perché Anfield è qualcosa di speciale per tutti. Vabbè, certo, sulle palle inattive si può migliorare, anche se oggi avevamo struttura, perché avevamo i tre centrali molto alti e lì siamo stati sorpresi, una palla sulla seconda linea che si poteva sicuramente evitare tenendo più alta la linea con i difensori alti, ma insomma sono piccoli dettagli e onestamente credo che il Liverpool non meritava di perderla sta partita.